La Madonna Medjugorje è apparsa veramente, venuta sulla terra invocata da Papa San Giovanni Paolo II. Questa storia sembra avere dell'incredibile, sembra essere completamente assurda, ma è assolutamente vera, perché lo stesso Papa disse più volte durante alcune interviste quello che stiamo per raccontare. Ecco quello che sappiamo. Papa Giovanni Paolo II ha sempre creduto nelle apparizioni della Madonna e ha sempre voluto andare in quel luogo pieno di energia divina. Il motivo per cui Carol si è sempre interessato a Medjugorje è presto detto. Egli, prima ancora che cominciassero le apparizioni ai veggenti Miliana, Maria, Ivan, Visca, Ivanka e Jacob, aveva pregato tantissimo la Vergine Maria affinché apparisse nuovamente sulla terra e aiutasse i popoli comunisti a liberarsi da una prigionia psicologica, oltre che materiale e di fede. Sappiamo infatti quanto i regimi comunisti impedissero e tuttora impediscono la libertà di pensiero, l'espressione della religione e tanto altro alla gente comune. Lui, spesso nelle sue preghiere, infatti, rivolgendosi alla Beata Vergine, le chiedeva di apparire il più presto possibile perché da solo non poteva farcela a far giungere la pace in luoghi dove prevaleva ancora il comunismo, come Jugoslavia, Cecoslovacchia e Polonia. Nonostante il suo fortissimo impegno nel fare in modo che la Russia e i suoi stati membri si convertissero al cristianesimo, come voluto dalla Madonna apparsa a Fatima, a Suor Lucia, la gente, diceva lo stesso Papa, non è libera di praticare la propria fede ed egli si rivolgeva spesso alla Madonna con queste parole. Ho bisogno del tuo aiuto, madre cara. Incredibilmente, poco tempo dopo queste sue incessanti preghiere, quando Carol venne a sapere dell'apparizione della Madonna in una piccola località di un paese comunista chiamata Medjugorje, località facente parte di una terra martoriata da precedenti guerre e anche successivamente con quelle del 1990, pensò immediatamente che Medjugorje fosse stata una risposta alle sue preghiere. Egli era dunque estremamente convinto di due cose. 1. La Madonna a Medjugorje è veramente apparsa, quindi confermando la veridicità delle visioni dei veggenti. 2. La Beata Vergine è apparsa lì come risposta alle sue richieste di aiuto affinché i popoli comunisti si convertissero. Rendiamo grazie a uno dei papi più amati del mondo che ha avuto anche la grazia di essere salvato nel 1981 a seguito dell'attentato in Piazza San Pietro dalla stessa Madonna. Realmente lui, ora santo, aveva un fortissimo legame con la madre di Gesù.